Buongiorno ragazzi, rieccoci qua con la nostra lezione di religione. Oggi parliamo di quella persona che fa parte della Santa Trinità, cioè di Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco, parliamo proprio dello Spirito Santo, un grande protagonista nella scena che abbiamo visto l'ultima volta. Vi ricordate il video della Pentecoste? Gli apostoli, riuniti nel cenacolo, avevano ricevuto come dono da Gesù proprio lo Spirito Santo e grazie a lui riescono ad andare nel mondo per parlare a tutti della risurrezione di Gesù e iniziare quella grande avventura che è la Chiesa. Bene ragazzi, oggi parliamo dello Spirito Santo. Chi è? Come vedete nel disegno, ci sono delle ali. Lo Spirito Santo nella storia della Chiesa viene rappresentato attraverso una colomba. Come un animale che porta la pace, è pacifico, una colomba bianca. Ci sono altri modi. Lo Spirito Santo può essere presentato anche come un fuoco. Ecco, il fuoco dona calore, ha un bel colore, il fuoco scalda i nostri cuori. Quindi lo Spirito Santo viene rappresentato anche così, come un fuoco che quando fa freddo ci scalda. Lo Spirito Santo è anche come il vento che spazza via la polvere, le cose brutte, e dona un'aria limpida intorno a noi. Quindi, considerando quello che abbiamo visto, lo Spirito Santo è un po' come la terza persona della Trinità. Ok, vi ricordate il nostro trifoglio? Abbiamo il Padre, poi il Figlio e lo Spirito Santo. Dio è uno solo, ma è suddiviso in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ora, vedete questo disegno? Rappresenta i sette segni della salvezza. Di che cosa si tratta? Si tratta proprio dei sacramenti. I sacramenti sono dei doni che lo Spirito Santo ha dato alla Chiesa. Ora, i cristiani, nei primi tempi in cui Gesù era sceso al cielo, si sono ritrovati tra di loro giorno dopo giorno, hanno deciso di creare questi sacramenti, che sono doni di Dio. Servono per mantenere sempre nei secoli il contatto con questo Dio che Gesù è venuto a farci conoscere. Ok? Quindi nella Chiesa e nei cristiani ci sono i sacramenti. Vediamo quali sono. Il primo sacramento è il battesimo. Il battesimo, come vedete in questa immagine, è l'ingresso. Serve per diventare cristiani, l'ingresso alla vita cristiana. Normalmente si fa quando si è bambini piccoli e si usa l'acqua. L'acqua benedetta viene messa dal sacerdote sulla testa del bambino e così il bambino diventa cristiano. Il secondo sacramento importante che possiamo considerare è la riconciliazione. Vedete? La riconciliazione, oppure si può chiamare anche confessione, si fa quando si è bambini, circa all'età di 7 anni, ok? La riconciliazione o confessione serve per ottenere il perdono dei peccati. I peccati sono tutte quelle cose brutte che commettiamo, che facciamo. Altro sacramento che si fa circa un anno dopo la confessione è l'Eucarestia o prima comunione, vedete? Il sacerdote dà la particola, a questa bimba, il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo viene donato alla bambina, ok? Il quarto sacramento è la cresima. La cresima, quando si è più grandicelli, vedete, si fa di solito alle medie. La cresima serve per ricevere il dono dello Spirito Santo. Vedete le fiammelle? Lo Spirito Santo è sempre come un fuoco, una colomba, e un vento. Il quinto sacramento invece non riguarda tutti, ma lo fanno solo quelli che diventano sacerdoti. Vedete qui? Si
serve per diventare sacerdoti, si chiama ordine sacro, come quello che ho fatto io. Il sesto sacramento, anche questo, chi decide di sposarsi fa il matrimonio. Vedete? Due si sposano davanti all'altare in chiesa e ricevono il sacramento del matrimonio. Sono benedetti da Dio come marito e moglie. Un altro sacramento, l'ultimo, di solito si fa quando si è molto ammalati. Il sacerdote va a visitare gli ammalati e fa una benedizione speciale, perché l'anima del malato, quando morirà, andrà in paradiso. Ora ragazzi, facciamo un passo in più. Abbiamo visto lo Spirito Santo, abbiamo visto i sacramenti. Ecco, l'avventura dello Spirito Santo e i sacramenti vengono realizzati nella Chiesa di Gesù. La Chiesa di Gesù, come vedete, è formata dall'edificio. Ok, come abbiamo visto, c'è l'edificio. In più, però, ci sono le persone. Abbiamo il sacerdote, il laico, la suora, i fedeli, i bambini, ok? Vedete? Ora, questa scheda ci fa vedere, ci suddivide le persone. Allora, la suora, avete capito dov'è? È questa qui. È una religiosa, è una consacrata, una persona che ha scelto di dedicarsi a Dio, ok? La suora, ecco lei che ha scelto di seguire mettendosi a servizio degli altri. Questa frase riguarda la suora. Poi abbiamo, cambiamo colore, il prete. Il prete, lo vedete qui, ok? Guida, è un po' il capo della chiesa, della parrocchia. Guida i fedeli nella conoscenza di Gesù e del suo messaggio, quindi insegna. Fa il catechismo, fa la messa per aiutare la gente a seguire Gesù, a diventare discepoli. Poi, importante, è il laico, cioè una persona che può essere sposata, una persona che vive con la sua famiglia, a differenza del prete e della suora, si chiama così, il laico, lo mettiamo qua, scusate la. Laico, benissimo, cerca di vivere secondo gli insegnamenti di Gesù e aiuta, eccolo qua, e aiuta il prete a svolgere la sua missione. Quindi vedete, questo laico, questo signore fa anche il catechista, perché sta insegnando a tutti questi bambini al catechismo. Vedete? Benissimo. Ecco, questa è la struttura della chiesa fatta di persone. Se volete questa scheda la potete stampare e compilare, ok? Mettendo queste frasi nel posto giusto e potete anche colorarla se volete. Abbiamo visto quindi in questa lezione lo Spirito Santo, chi è e come viene rappresentato. Vi ricordate? Colomba, fuoco e vento. Poi i sette sacramenti, vi ricordate? Battesimo, confessione, comunione, cresima, ordine, matrimonio, unzione degli infermi. Per ultimo, la Chiesa, da chi è formata? Preti, suore, laici. Bene ragazzi, alla prossima!